Lettera ai miei genitori di Stefano Bersani. Cara mamma, tante volte ti ho vista china e sofferente a spolverare, lavare i piatti con l'acqua fredda, tanto da avere le mani segnate dall'artrosi, perché purtroppo non avevamo ancora una caldaia. Lì sempre a pulire e tenere a posto la casa, lì sempre vicino a noi, tuoi figli, come fossi la nostra ombra, incollata a noi a tenerci frescura nelle giornate arse di sole e a darci calore nelle fredde giornate d'inverno, sempre lì a proteggerci. Non so, nei tuoi pensieri, ma avevi mille problemi, come tenerci uniti una volta adulti, come assicurarci un futuro, come affrontare quell'odioso cancro che ti divorava. Eppure hai saputo come spendere gli ultimi anni della tua vita, aiutando non solo noi, tuoi figli, ma anche il prossimo. Quello della porta accanto, che disperato bussava le porte delle persone in cerca di aiuto, e in te ha trovato quella porta aperta che l'ha considerato prima di tutto un'anima con un nome, un cuore prima che un volto. Hai saputo dare ai tuoi amati la gioia di conoscerti e ai tuoi nipoti di avere una nonna al loro fianco, e gli hai fatto conoscere il sorriso e il tuo affetto, ma soprattutto che nonna vuol dire essere una seconda madre. Li hai considerati come tuoi secondi figli, come fossi diventata mamma un'altra volta nella terza età, o più dolcemente, età senile. A loro hai dato il meglio, tutto quello che già avevi dato ai tuoi figli, ma dando ancora di più. Cara mamma, mi hai lasciato un vuoto per un po' di tempo, ma io l'ho riempito con il tuo cuore, con il tuo amore, con il tuo esempio, e ho scoperto che sei sempre stata nel mio cuore e non mi hai mai lasciato, sia nella tua vita terrena che nella tua vita empirea. Eri tanto preziosa e tanto buona, e anche altrettanto saggia, che Dio ti ha voluto vicino a sé. Caro papà, mamma purtroppo non c'è più. Ogni tanto ti vedo pensare a lei, e i tuoi occhi si velano di rosso e diventano lucidi. Papà, piangi pure, non trattenere le lacrime, anche i veri uomini piangono. Eri una calcolatrice, eri una quercia alta e robusta, ora sei confuso. Tutto per te è difficile, ma ti ci metti di impegno. Forse la colpa è mia che non ti sprono, non ti comprendo e non ti sono vicino abbastanza. Ti vedo fragile, ti vedo crollare, il tuo infarto, la tua vecchiaia che avanza e tu che ti arrendi. Vorrei dirti: fai come tua moglie, non arrenderti mai, ma poi capisco che ti senti solo ed è proprio la sua mancanza che ti rende arrendevole. Tu alle volte ai tuoi figli sembri duro, o che non hai a cuore i loro interessi, ma non capiscono che tu sei tornato bambino e che tieni a loro, e che tu ti preoccupi per loro già preoccupandoti per il tuo ultimo viaggio. Non comprendono, perché alle volte non si comprende il vero carattere di una persona anche se ci ha vissuto una vita insieme. I tuoi figli non capiscono che non li chiami così, anche i tuoi nipoti, per paura di disturbare, perché tu ti senti d'impaccio ed entri e cerchi di entrare nella loro vita in punta di piedi. Sono felice di essere con te. Ciò che ci diciamo resta tra noi. Sono contento di essere il tuo sfogo, di essere la tua risposta alle tue preoccupazioni per loro. E che a loro mai non diresti mille domande, che a loro non fai per paura di essere invadente. Non ti preoccupare, papà. Lo sono io per te. Tanto penseranno che sono rompiscatole, ma sono felice di essere la tua risposta alle tue domande su di loro. Anche se alle volte, lasciamelo dire, papà, sì, un po' invadente e rompiscatole con i tuoi figli e con i tuoi nipoti. Chiamali più spesso. Loro saranno felici se gli rompi le scatole, come tu pensi. E sii più accondiscendente, non negargli le cose, se te le chiedono, le cose possibili intendo. Dimostragli che un nonno può dare l'affetto di un padre, un amore enorme,
che può dire no, ma anche di sì, e quei sì alle volte possono essere cose impossibili come la luna. Dagli il tuo amore, fagli sentire il tuo affetto. Che dirvi, cari genitori, con la G maiuscola, tutti anima e cuore. Vi voglio bene. Sono contento di averlo detto mille volte a te, mamma, prima che Dio ti avesse sempre con sé, anche se so che ti divide con noi. E a te, papà, non mi stancherò mai di dirtelo, anche perché ogni volta potrebbe essere l'ultima volta. Che consiglio dare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti? Di dirsi sempre, ogni volta che si svegliano e che vanno a dormire, gli uni agli altri, ti voglio bene. Perché la vita è un'incognita, sapere che l'ultima parola detta può essere proprio quella, ti voglio bene. Ti rende felice e pieno d'amore, e sai che si può andare in pace senza cruci o cose incomplete lasciate sulla terra e non avere rimorsi. Quindi che dire a voi, a tutti i figli e nipoti del mondo? Dite ai vostri genitori, ai vostri nonni, ti voglio bene. Sembra una parola facile, ma è difficile. Ditelo anche ai vostri veri amici a quattro zampe, perché sono come vostri figli e loro ve lo dicono sempre. Queste paroline ti faranno avere un posto sicuro in paradiso, ma ti faranno già essere in paradiso sulla terra. Le parole d'amore non dette non devono essere tali, perché poi resteranno solo parole, invece dicendole faranno parte di te, dei tuoi ricordi, della tua anima e del tuo cuore, e li aiuteranno ad illuminare e pulsare di più, e ti renderanno speciale come renderanno speciali le persone a cui le dici. E chi meglio dei genitori, dei figli e della donna o uomo amati? Allora, ricordiamoci, ti voglio bene, e non sarà mai un addio.